fargli, non so, un nuovo sport che era lo sci. E lì ci ha aiutato, ti dico di più, Gianfranco Martinga, sì, se non ci fosse lui non mi ricorderei niente. Con lui abbiamo, diciamo, provato senza volerlo un tipo una joelette, perché lo mettevano seduto in un guscio dove o era appoggiato su due sci e il conduttore dietro portava Simone giù lungo la discesa. L'esperienza che ha fatto Simone lì è stata, penso, entusiasmante, perché la velocità gli è piaciuta tantissimo. Poi ha incominciato anche ad andarci da solo su questo guscio, grazie anche a una ragazza che prima gli diceva gira a destra, gira a sinistra, cioè con delle leve laterali, ma andava in confusione. Poi si è messa davanti lei solitaria e Simone la seguiva istintivamente, così ha imparato ad andare sugli sci con questa Jolette. La Jolette vera e propria l'abbiamo conosciuta grazie al CST. Ed è stata una novità comunque, perché grazie a loro, grazie alla loro forza e alla loro vitalità e all'aiuto di questi ragazzi che hanno bisogno di tutto, almeno il mio, non sono altre parole, posso solo dire grazie, lui si trova molto bene, grazie a tutti comunque.